Se l'ha chiesto perché La ruota dietro del trattore è più grande? Ciao, sono Lorenzo Giuliano, lavoro in Federmacoma e quello che ora ho in mano è un modellino di una trattrice agricola. Come puoi vedere, le ruote posteriori, la coppia di ruote posteriori è di dimensione maggiore rispetto alla coppia di ruote anteriori. Questa cosa non è ovviamente frutto del caso, ci sono motivazioni ben precise. Nel dettaglio, le principali sono due. Massimizzare il momento motore. Fisicamente, un momento che cos'è? Una forza per un braccio. Se io aumento il raggio della mia ruota, quello che ho a tutti gli effetti è un momento motore maggiore. Questo in cosa si traduce? All'interfaccia ruota-terreno, io riuscirò a trasferire una forza di trazione maggiore. Per capire bene questo secondo aspetto, facciamo finta di essere noi stessi a dover tirare un peso molto molto importante con una corda. Noi possiamo essere, diciamo, forti quanto vogliamo, ma prima di partire a fare questo traino, dobbiamo per forza puntare bene i piedi. Ecco, l'aderenza non è altro che la capacità del trattore di puntare bene i piedi, nel suo caso le ruote. L'aderenza fisicamente è direttamente proporzionale all'area d'impronta e al peso, per cui maggiore sarà la parte di ruota che appoggia a terra, maggiore sarà l'aderenza e maggiore sarà il peso che viene scaricato a terra, maggiore sarà l'aderenza. Capite bene quindi il motivo per cui noi realizziamo trattori con ruote più grandi. Però, nonostante ci sforziamo di fare trattori con questi aspetti massimizzati e quindi che sempre in rapporto alla tipologia di trattore abbiano le ruote più grandi possibili che generino maggiore aderenza possibile, può sempre succedere che ci siano fattori ambientali che non consentono comunque di avere sufficiente aderenza. Ad esempio, abbiamo un terreno molto molto umido e quindi il nostro trattore fatica a fare aderenza ugualmente. Cosa succede in questo caso? Il trattore slitta vistosamente, quindi invece di andare avanti, rimane lì e slitta. Ci sono alcune soluzioni per aumentare l'aderenza che con molta fantasia non fanno altro che andare a richiamare quei principi che abbiamo spiegato prima. Un paio di esempi? Andiamo a ridurre la pressione di gonfiaggio delle gomme in modo tale da avere un'area di appoggio maggiore. Oppure ancora andiamo a montare doppi pneumatici, sempre altra soluzione che non fa altro che aumentare l'area di appoggio. Entrambe queste soluzioni hanno poi l'importante benefit di andare a ridurre il compattamento del terreno. Ricapitolando quello che ci siamo appena detti, le ruote posteriori della trattrice sono più grandi per cercare di massimizzare momento motore e aderenza. E allora la domanda successiva è: perché le ruote anteriori sono più piccole? Le ruote davanti sono più piccole per una questione molto semplice, questa: sterzatura e manovrabilità. Infatti, la trattrice deve essere una macchina potente, ma allo stesso tempo agile e manovrabile, quindi sterzare in spazi piuttosto stretti. Se hai dubbi, perplessità, curiosità o altre cose che hai voglia di approfondire, puoi scriverci a info@federmacoma.it. Ti ricordo inoltre che siamo presenti in tutti quanti i principali canali social con gli account Federmacoma ed EIMA, per cui iscriviti per rimanere sempre aggiornato sulle principali novità. Io ti ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!